Mokka X, Crossland X, Grandland X, la famiglia X che corrisponde alle vetture SUV crossover della Opel si completa con questo modello che è strettamente imparentato con la Peugeot 3008. Vediamo come va nelle strade della campagna tedesca nei dintorni di Francoforte. Questa Grandland X è strettamente derivata dalla Peugeot 3008. Il lavoro, infatti, è iniziato ancora prima dell'acquisizione da parte della Peugeot della Opel. Era in atto una collaborazione tra le due case che ha dato origine non solo a questo modello, ma ancora prima alla Crossland X. E la 3008 che c'è sotto questa vettura, devo dire che non si vede per nulla, perché rispetto alla donatrice, chiamiamola così, francese, questa macchina è assolutamente diversa. Lo stile sia dell'esterno ma soprattutto dell'interno è tipicamente Opel. Il quadro strumenti, la plancia, i comandi, tutto tedesco, tutto Opel, uno stile molto coerente con gli altri modelli, molto simile, con quella classica sobrietà della Opel, ma anche una praticità di utilizzo perché i comandi sono molto ben disposti su più livelli, pochi tasti, indicazioni chiare. La macchina è improntata appunto alla funzionalità, come deve essere una crossover, una SUV, e lo si ritrova in tante cose perché ci sono tutti gli strumenti moderni per l'assistenza alla guida, il controllo della corsia, angoli bui e così via. Mancano magari dei dettagli minori, come per esempio il gancio che tipicamente è assieme alla maniglia d'appiglio posteriore per appendere la giacca, qui manca inspiegabilmente un dettaglio da pochi centesimi che qui non c'è. Però, come diceva il designer interpellato al riguardo, si può montare a richiesta un'apposita gruccia da fissare qui all'appoggiatesta. La macchina è, come già la 3008, una macchina gradevole da guidare, molto silenziosa. Adesso siamo a bordo della diesel 1600, cambio automatico a 6 marce, la diesel che ha 120 cavalli e 300 Nm di coppia. Il benzina che abbiamo guidato in precedenza è il 3 litri, il 3 cilindri 1200 turbo, motore anch'esso Peugeot, da 130 cavalli, e devo dire che grazie anche ai rapporti lunghi del cambio a 6 marce, questa volta manuale, ma è disponibile anche l'automatico, e alla buona insonorizzazione, anche in autostrada qui in Germania, dove abbiamo potuto spremerla fino alle massime velocità, il motore è assolutamente silenzioso. Lo è un po' meno l'aerodinamica e il arrotolamento, ma comunque alle velocità consentite in Italia la vettura è molto silenziosa, anche perché quelle velocità il regime è molto basso. Il comfort è buono, la macchina è ben smorzata ma non è troppo mollacciona, anzi è diciamo un po' così germanica. Qui c'è lo start and stop che, come avete visto, sta lavorando in questo traffico cittadino, che è molto silenzioso, molto confortevole anche questo. Spazio a bordo naturalmente adeguato, ampio, chi è seduto dietro non si lamenta. Il bagagliaio è abbastanza ampio, va da oltre 500 litri quando i sedili sono tutti, diciamo, in configurazione 5 posti, fino a oltre 1600 litri quando è tutto abbassato e ci si può caricare anche una bicicletta. La funzionalità è sottolineata anche da dettagli quali il portellone ad azionamento automatico col motore elettrico, ma anche col comando col piede quando si arriva con le borse. Come tradizione nelle Opel, i fanali, i fari, i proiettori sono di alto livello. Nelle versioni alte, oppure richieste quelle più basse, ci sono i proiettori completamente a LED adattivi. Come tutte le Opel, la macchina è dà l'impressione di ben fatto. I materiali sono di buona qualità, la plancia è morbida, i pannelli delle porte nelle parti alte e centrali sono morbidi. L'unica pecca che ho potuto vedere così a colpo d'occhio è che i fianchi del bagagliaio, come già sulla cugina 3008, sono di plastica rigida. I consumi promettono bene, la macchina che ho guidato in precedenza aveva fatto una media di 8,3 litri per 100 km, ricordiamo, cambio manuale, benzina turbo 1200, 130 cavalli. Questa diesel ha totalizzato un 6,1 litri per 100 km.
Come tradizione sulle Opel, poi, il sistema multimediale è completo e, cosa non trascurabile, su tutti i modelli è disponibile l'interfaccia Android Auto e Apple CarPlay. In questo modo, collegando il proprio smartphone, che sia Apple che sia Android, si possono utilizzare alcune delle app direttamente del telefono, però replicate sullo schermo e, come sempre, anche sulle Opel più recenti, c'è anche l'Opel OnStar di serie su tutti i modelli, che è il servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di servizio di comunicazione con la centrale, con degli interlocutori che possono dare assistenza sulle cose più disparate. Altra cosa che è tipica delle Opel, c'è un hotspot Wi-Fi 4G con una SIM interna, anche questo è un servizio a pagamento. Per quanto riguarda gli allestimenti, la Opel ha scelto in Italia una politica, diciamo così, di livello. Non c'è disponibile l'allestimento d'attacco, quello diciamo un po' spoglio, su cui molte cose sono richieste, ma l'allestimento Advance, alla base della gamma disponibile in Italia, è già completo di tutto quello che serve. Il tutto con prezzi che partono per la versione appunto Advance, 1200 benzina, cambio manuale, da 26.000 euro. Però per il periodo di lancio, che parte appunto dal 21 ottobre, la versione di attacco, invece che 26.000 euro, partirà da 21.900 euro.